Ciao a tutti da Piero. Oggi per la serie dei video riguardanti il tuning del CX-20 vi mostro come effettuare l'autotuning dei trim. I trim sono questi quattro tasti presenti sul radiocomando che servono per registrare il movimento del drone. Cosa intendo? Il momento in cui voi alzate il drone e vedete che va in qualche direzione non decisa da voi, vuol dire che i trim non sono registrati correttamente. Innanzitutto è già possibile verificare il corretto centro del trim sul radiocomando grazie ai segnali acustici. Ve lo mostro subito. Muovete uno dei trim in qualsiasi direzione volete di uno scatto e sentirete un suono ottuso. Nel momento in cui tornate indietro, se il trim è centrato correttamente, sentirete un suono acuto come questo. Fate la verifica su tutti e quattro i trim. Grazie comunque all'APM che è installata sui Cherson CX-20, questa procedura può essere automatizzata. Tengo a precisare che questo auto trim è presente fino alla versione 3.1.5 del firmware, per cui se avete una versione più recente non potete più effettuarla tramite radiocomando. La procedura è molto semplice: collegate la batteria al Cherson, aspettate che agganci i satelliti se per caso avete il controllo iniziale per l'armamento motori, dopodiché ricollegate la batteria, abbassate la leva dell'acceleratore in basso a destra e accendete il radiocomando. Dopo circa 5 secondi la spia rossa lampeggiante del Cherson inizierà a lampeggiare anche gialla. A quel punto potete far volare il vostro Cherson cercando di mantenere il volo più stabile possibile e dopo circa 20-25 secondi vedrete che la spia tornerà rossa. A quel punto potete far atterrare il drone, scollegare la batteria e i trim saranno registrati. Ora passiamo alla pratica, vi mostro come effettuarlo. Ok, procedura finita, ora verifichiamo i risultati. Io sto in manuale ora.
non è uno dei migliori atterraggi, però il Cherson funziona benissimo. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!